tutti ragazzi e bentornati sul canale di Johnny 8. Siamo su Lost Words Beyond the Page. Nello scorso episodio un drago ha attaccato il nostro villaggio e ha praticamente incendiato tutto, ha distrutto anche l'albero sacro dove praticamente vivevano le lucciole. E le persone del villaggio stanno già iniziando ad ammalarsi a causa di questa cosa. Poi, sul diario abbiamo praticamente purtroppo avuto la notizia che la nonna è stata ricoverata per un ictus. Quindi c'è da vedere ora, poveraccia, quello che le è successo, se insomma se l'è passata bene oppure no. Va bene, allora, senza stare qui a parlare così, io direi di iniziare subito. Ovviamente noi abbiamo giurato vendetta contro il drago che ha attaccato il villaggio. Quindi siamo partiti e bisogna vedere dove siamo andati. Allora, caro diario, oggi siamo stati a trovare la nonna. All'ospedale. Ben nel frattempo è rimasto a masticare le tende dai vicini. Ah già, il fratellino mangiatore di tende, già. Che sembrava un'enorme fortezza grigia. Ok, l'ospedale. Non è stato facile individuare la stanza giusta. E noi saltiamo subito male. Tra un po' si ricasca di sotto, Allora. 305. Mio padre mi ha lasciato aprire la porta. Ecco, siamo cascati di sotto. Ok, allora noi con questa qui andiamoci a prendere aprire. E abbiamo aperto la porta. Vediamo un po' se ci si fa. Sì, La nonna ha un gran bel letto a casa, totalmente diverso da quello dell'ospedale in cui giace ora. Eh beh. In quel letto sembra così piccina. Allora noi qui, ecco, si rischia di andare chissà dove. Io non ricordo di averla mai vista così piccina. Gli occhi della nonna erano aperti, ma aveva difficoltà a... Vediamo un po', che sennò le parole giuste. Vediamo un po' se qua intorno... Ecco qua. Individuare... Ah, aspetta, Pronunciare, individuare... Ce ne sarà un'altra? Di solito sono tre, ecco infatti, scegliere. Io metterei pronunciare. No, pronunciare non lo vuole. Forse questa perché è più marcata come parola. Le altre sono un po' sbiadite. Infatti. Aveva delle difficoltà a... E poi correttamente. Ambriao. Ok. Parlare. Respirare e pensare. Io come prima farei questa qui che è più in grassetto, diciamo. Il dottore ci spiegò che si trattava della disfasia. Ecco, un bel salto nel nulla. È un po' triste però, questa cosa. Una conseguenza dell'ictus. Prima era così loquace, ma ora continuava a fermarsi. A metà. Dovrebbe esserci scritto frase, ma c'è scritto fsraea. Ma
Ah, ok, c'era da cambiarla noi. A metà frase, come se tutte le... altra parola che non ha senso, parole che riusciva a trovare non potevano proprio... Bello, rese prese, bello. Essere espressi, ok. Continuava a sbuffare. Proprio come fa quando si innervosisce. Poi cominciò a tossire. Le misero la maschera per l'ossigeno. Ok, quindi non c'è da prendere questa. Le dissi che sembrava Darth Gran. Darth Nonna. A posto. Siamo Darth Nonna qui, eh. She smiled at that. E mi sorrise. But that reminds me of Così vi venne Gran in mente telling la me storia how che la she took nonna mi Mum to the cinema. raccontava di quando aveva portato la mamma al cinema. Molto, A long, long molto time tempo ago, fa, quando when la Mum mamma was aveva la mia my età. age. Ci siamo A persi grand per un story. Gran racconto della and nonna, Mum went to see my fantastico. La nonna favorite aveva portato movie. la mamma a Mum fell vedere il mio asleep. film preferito. But Mamma si Gran era fell in love addormentata, with ma it. la When nonna I il was film little, piaceva Gran would show tanto. it to Quando ero me. piccina lo vedevamo sempre On a insieme su una battered vecchia video cassette. Gran would videocassetta. laugh at Nonna the robots and riderebbe dei guess a robot funny con un sorriso smile. buffo. Whenever the Ogni volta scruffy che looking quel smuggler showed mascalzone up, we'd watch it until we could scapigliato quote si all è the fatto best vivo, lines. l'abbiamo We visto e laughed rivisto a lot. fino a Once she gets impararne a out, memoria le we're migliori gonna watch them battute. all E quante over risate, again. appena And esce when da the qui, next movie li vedremo arrives, tutti un'altra volta. E Gran and appena esce I il prossimo, are going sicuro to io e la go nonna to the andremo a vedere cinema. al cinema insieme. Together. Oddio, ho fatto morire di buono veloce così. E qui c'è l'astronave. E presumo che bisogna saltarci dentro. Esatto. E poi ci spostiamo qua. Ok. And soon, Gran and I will be playing games again. E presto io e la nonna potremo di nuovo giocare insieme ai nostri videogiochi preferiti. Beh, una nonna moderna. Non vedo l'ora. Stavolta This time I'll be all her high scores. batto tutti i suoi record. For sure. Ne sono sicura. Gran's a tough cookie. La nonna è una tipa tosta. Voglio In video games dire, nei videogiochi. and E everywhere else. in qualsiasi altro campo. Questo è nero, lo dovrò I prendere? heard Mum No, crying in her sì. room. Mamma piangeva nella sua stanza. Non l'avevo mai vista I've never seen her piangere. cry before. She looked so Era sad. tanto I triste. didn't know what to do. Non sapevo cosa fare. So I made her a cup of tea. Così le preparai una tazza di tè. C'è da preparare il tè. Allora. Hai tutto questo? Esatto, sotto l'acqua. Poi ci torna da solo? No. Si scalda. Poi si mette qui. No, me lo fa prendere, sì. Questo si mette lì. Poi ci si mette il latte. Vai. Vediamo Just un like po'. Gran's, Era she tanto said. triste. Ah no, questo si è già letto. Proprio come la nonna disse. Allora, noi qui sopra ci si potrà andare? Sì.
Mum said Grandma. Mamma disse che la nonna era stanca. I said she's getting better. Io dissi che era in forma. Quindi questo si sposta qua. Mom said she felt helpless. Mamma disse che voleva piangere. I said she was just sleepy. Io risposi che aveva solo bisogno di riposare. Ok, quindi questa qui si risposta di qua. Mom said Gran's Mamma disse che la nonna stava I per... Said she's going to be fine. Io le dissi che sarebbe stata bene. Tutto sarebbe andato bene. Everything is going to be fine. Doveva solo avere fiducia. Sì, e io quello come lo prendo? Salto? Esatto. La nonna tornerà a essere se stessa quando tutto sarà finito? Ma certo, starà bene? Bene. Gran is going to get La nonna starà bene, vero? Right? I made her smile. L'ho fatta That sorridere, sono sicura che le sarà d'aiuto. Got to keep positive. Devo restare Mom positiva, la mamma ha bisogno di me. I'll show Gran my story. Farò leggere alla nonna la mia storia e anche alla mamma. Di sicuro piacerà a entrambe. I hope it helps. Spero che sia d'aiuto in qualche modo, altrimenti cos'altro posso fare? I just need to finish my story. Adesso devo finire la mia storia. Dunque, dove eravamo rimasti? Eravamo rimasti che ci andasse a vendicare di quel drago demonio. Dopo che il drago ebbe attaccato il villaggio, Georgia gli giurò vendetta, lasciandosi alle spalle la vecchia Ava e il suo villaggio. Ora ci serve solo un ostacolo come... Il suo viaggio condusse in uno sterminato deserto, a posto. Con un custode, ecco fatto. Che se ne stava a guardia perché... Sacro, pericoloso, sola. Ma io metterei sacro. Sacred. Andiamo a vedere, vai. Questo... Deserto sacro. Georgia had pursued the dragon. Georgia aveva inseguito il drago fino in capo al mondo. The desert spread out before her. Davanti a lei si stendeva il deserto. Un saliscendi di dune come un mare dorato, stupefacente ed eterno. Un bagliore nella sabbia. Che cos'è? Ti porterò sana e salva a casa, mia piccola amica. Ah, sono le lucciole. Allora praticamente non sono morte, sono fuggite dal fuoco e dal drago. Un'altra lucciola sfuggita alla presa del drago. Vediamo un po' se ci si facesse così. Magari se vada dritto. Ecco. Dove viene questa improvvisa folata di vento? Oh cavolo. Pensavo tipo ci scagliasse chissà dove. Mi ha lasciato una strana sensazione. E qui? E ci si butta. Ah, ok, questo va sollevato. Allora, sollevare. Non sarà un po' di vento a fermarmi. Allora io quella parola lì la vorrei togliere. Come si faceva? No, va bene. Allora ascolta, si lascia lì. Quando poi vuole si toglie. Come
fireflies. Hold on. Ehi là, qua ce n'è una. Nascosta. Eccolo qua il guardiano. Mi spiace disturbare. Questo posto è sacro, hai capito? Sacro, mentre tu di sacro non hai proprio niente. Beh, grazie. Ma io sono arrivata qui inseguendo un drago. L'hai visto per caso? È una questione veramente importante. Vai via, a posto. E non tornare più. Ah, è lui che lancia il vento. But Georgia's will, ma la volontà di Georgia non si sarebbe lasciata spezzare tanto facilmente. Ok, ci hai dato una nuova parola, spezzare. Hey, come back here. Allora sicuramente ce la farà anche riusare, I really need your help. I said go. Oh, non mi ha fatto neanche leggere. Allora. Ah, ok, ci fa il vento, quindi aspetta, Allora, vediamo un po'. Spezzare. Che noi così a regola. No, ok, c'è da passare di sotto, allora. Eh sì, c'è anche la lucciolina. Sorpresa. Ok, andiamo avanti. Davvero? Chi si crede di essere quel chiacchierone? Un guardiano del posto sacro. Insomma, chiunque tu sia, vai via. Non posso. Devo. Vai via. Ecco, neanche ci fa parlare proprio. Allora, come prima, si passa di sotto e gli si fa la sorpresa. Ok, see ya. Ah no, si passa proprio di sotto. Wow! Oddio. Alla faccia. Si è sistemato il brontolone. La grotta si spingeva sin nelle profondità della terra, dimora di creature sorprendenti, facilmente impressionabili. Ora, secondo te a quello lì si potrà fare qualcosa? Ma no. Ah, però fanno tipo delle funi che vanno in su. È che noi con queste parole qui si può mica far nulla. No. Magari più avanti. Allora, spezziamo tutte queste. Lassù, secondo me c'è una lucciolina. Infatti. Georgia si sentiva come un'esploratrice. Sta a fare via ora. Forse c'è da saltarci su. Sì, però. Proviamo un po' a vedere se ci riesce magari sollevarlo. No. Allora se noi si torna indietro, no? Poi si va qui. No, niente.
Lasciamo la prova a spezzare lì. Ecco qua. E si sale. Uncovering the unknown. Alla scoperta dell'ignoto. Far below the rolling dunes. Sepolto sotto le ondulate dune. Chissà cosa c'era là sotto. Forse dei pirati del deserto che solcavano. Mi fate leggere. Allora, questo qui c'è da alzarlo invece. No? Non ti garba? No, no, non vuole alzarsi questo qui. Riparare non credo, eh. Vediamo un po'. Casino sto facendo. Allora, proviamo un po' a spezzare. Così noi passiamo. Ah, ecco, vedi. No, spezzati. E si va su. Questa però c'è da toglierla. Forse ora... No! No! Che triste, sono cascata di sotto! Allora, questa si mette qui. Ma anche così non riusciamo noi a saltarci. No. Quindi a meno che... No, qui ce ne abbiamo altre. Vediamo un po', eh. Ah, ok, era un po' gronchia prima, via. Interessante. Qui c'è sicuramente da riparare, invece. Esatto, un ponte. Al di sotto della sabbia del deserto, Georgia trovò... Questo? Spezzare? O sole, forse più sollevare. Esatto. Una camera a lungo dimenticata. La pianta indietreggiò al suono dei suoi passi. Quindi... non si può andare piano. Vediamo se magari dopo ci fa sbloccare qualcosa. Cos'è? Macerie di un grandioso passato. Si riparano così si vede cosa sono. Ok, sembra il brontolone di prima. L'aria era impregnata di un silenzio. Poi c'era scritto che durava. Ora poi magari... Che durava da secoli, presumo. Quindi noi dobbiamo usare... Ci ha suggerito di usare la parola silenzio per andare di là.
Ok, è un po' noioso però, eh. E io però come ci arrivo? Ah, Ganzo si arrampica. E poi era la strada anche per continuare, quindi. Sì, ma prima come ho fatto a... a salirci? A caso. Ok. Facendo tipo il salto lei si attacca. Oh, fresh air. Ok, l'aria fresca. Quindi niente più silenzio, ma rompiamo tutto, tipo. No, non riparare. Ho sbagliato. Spezzare. Però adesso è andato giù. Però forse se noi stiamo tipo qui. Cioè sta sopra, no. Vabbè. Comunque. E facciamo riparare. Sicuramente ci porta su. No, non gliene frega proprio nulla. La sollevare. Esatto. Prendiamo la lucciolina. Un'altra qua. Buono. A familiar, foul-tempered voice drifted down to Georgia. C'era una voce familiare. Sarà il brontolone. Sacred Eyesight. No one sent me anymore. Esatto. You. Tu. Non andare oltre. No, ecco, e ci riporta via. Forse silenzio bisogna usare. Oh, taci, per favore. Ah, la parola magica. Giorgia aveva disarmato il genio, facendolo veramente infuriare. Fortunatamente la sua voce si era ridotta a un filo. Brontola e basta, praticamente. Ma il custode del deserto non era intenzionato a lasciar correre. Tutto da fare così. Ehi, smettila. Vabbè, questi si saltano, ecco. Però fammi un po' mettere la parola spezzare, che non si sa mai. Devo trovare il drago. Lo capisci, sì o no? Veramente, non ho tempo da perdere. Ecco, siamo passati, a posto. Ah, e lui si ritira così. Ok. È fatta, addio. Non finisce più. Bene, finalmente ci siamo liberati del brontolone. Dunque, cos'è tutto questo? Guardandosi intorno, in quel triste e desolato posto, Georgia si chiedeva perché qualcuno aveva scelto di vivere là sotto. Magari una volta non era così triste il posto, dai. C'erano state delle persone un tempo. Cosa ne era stato di loro? Chi erano?
were they? Tanto noi andiamo avanti, ripariamo un po' le cose per aprirci il passaggio. C'è anche una lucciolina lì sullo scalino. Ah, qui c'è una casetta. Riuscirò a trovare delle persone in questo posto? Andiamo a vedere. Il luogo era vuoto tranne che per una vasca con l'acqua. Vasca d'acqua nel deserto. Un posto invitante in cui riposarsi. I pensieri di Georgia volarono alle persone che un tempo avevano abitato in quel posto. Era sicura che fossero dei mercanti, guerrieri o filosofi. Non saprei. Ma mettiamo guerrieri, dai. Warriors. Ah, carino, ha cambiato tutto praticamente. Una roba che c'era qui dentro. Un ruggito lontano distorce Georgia dai suoi pensieri. È il drago sicuro. Però qui nell'acqua ci si può fare nulla? No. I'll catch you yet. Ti acciufferò, drago. Andiamo un po' a vedere dove va. Che magari si prende davvero. Di sopra c'è qualcosa. Aspetta un po'. Spezziamo questo che magari ci fa la strada. Le antiche statue caddero davanti a Georgia. Ah, quindi si può passare di sopra o passare di sotto. Spero di non aver lasciato niente di sotto. Proud warriors. Perché no, non si può andare a vedere. Protectors of their land. Fall before me. Ok, siamo passati. Ma dietro Georgia si udiva un borbottio irritante. Ecco, di nuovo lui. Eccolo che arriva, eh. Così va meglio? Non ho capito. Ah, ok, passiamo di sotto allora. Il custode del deserto era alla disperata ricerca di Georgia. Prima o poi l'avrebbe trovata. Vabbè, quando esco di qui di sicuro. Davvero? Beh, per ora no, ma dopo sicuramente. Che succede? Nonostante il buio, Georgia esse speranza l'ha guidata. Che vuol dire? Esse speranza, la speranza, forse. No, qui non c'è niente. Oh, una lucciola. Adesso? Forse mi sono persa qualcosa. Aspetta, Forse qualcosa di qua, allora. No. Ah, ok, qui c'è da andare su. Non l'avevo visto. Un bel salto, meno male. Ce l'ho fatta, via. Questa a che servirà? Ah, ok.
per salire lassù. Ok, siamo usciti. Vediamo un po'. Qui. Allora, speranza. No, spezzare. E ora c'è da fare silenzio. Altrimenti... Ah, cavolo. Deve andarsene subito. Nessuno deve sapere. Che cosa? Sapere cosa? Ok, allora spezziamo questi lì che ci fanno da ponte. Ma cosa avrà da nascondere? Qualcosa che noi non dobbiamo sapere, che nessuno deve sapere. Probabilmente qualcosa che è successo qui. Guarda questo lì, ah, è in mezzo nella sabbia. Sicuramente va, esatto. Ok, no. Dobbiamo salirci prima sopra. Nessuno deve sapere, mai. Ma cosa? Cos'è che ti turba, vecchio trombo? Il passato deve rimanere nascosto. È successo qualcosa qui, dai. Per forza. No, questo è da rompere, ok. Ah, vada sola. Ah, tempi passati, ne è rimasto così poco. Quasi tutto è andato dimenticato. Ascolta, qualunque cosa tu voglia tenermi nascosta, sono sicura che... No, 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 non puoi andare oltre. E dai, e ci butta via. Cosa posso fare per farmi ascoltare? Andrebbe rotta la statua del Drin... O l'avrebbe riparata? Beh, io la riparerei. Proviamo. Essere umano, tu hai ricostruito la mia statua. Perché? Non mi ascoltavi, ma ora sei più calmo. Io non capisco perché hai pietà di me. Non ho fatto niente per aiutarti. Ognuno merita un'altra possibilità o anche 10. Cos'è successo qui? Cosa hai fatto? Ho fallito. Più di 10 volte. Vabbè. Ora vedrai. Tutto triste. Ok, però io vorrei anche andare lassù a prendere quella lì e poi andare di sotto a prendere l'altra. Quindi...
Ok, prese entrambe. Questo andrà fatto così. Esatto, sì. E andiamo a vedere che ha combinato il turbante lì. Il signor turbante. Ok, te piante. Allora, ci si può... ci si deve fermare qui. Un tempo era dorato in questo posto. Era stupendo. Così cominciai a cullarmi sugli allori. Divenni arrogante. Mi avvisarono che c'erano dei grandi pericoli in arrivo. E cosa facesti? Niente. Credevo di essere in grado di affrontare qualunque pericolo. Brutta cosa. Mi sbagliavo e loro l'hanno pagata cara. Forse la mia presenza deve avere risvegliato in te dolorosi ricordi. Così doveva andare. Provare qualcosa, anche dolore, dopo tutto questo tempo, te ne ringrazio. Non serve ringraziarmi, ma devo sapere se per caso hai visto un drago da queste parti. L'ho visto andare e venire, ma c'è una cosa che devi sapere su quella creatura. Cos'è stato? Sta a vedere se non si finisce di sotto, eh. Aspetta. Vacci piano, amica mia. La conoscenza sarà tua col tempo. Usala più saggiamente di me. Quindi ci ha tipo donato una parola, forse? Ok. Hello, Jano. Abbiamo finito anche questo pezzettino. Ovviamente il tema di storia a scuola ce lo facciamo nel prossimo episodio. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, seguite le pagine social e noi come sempre ci troviamo sul canale di Johnny 8 con altri video. Ciao ciao!